per un nuovo aggiornamento rispetto al precedente. La media mobile a 200 e le medie mobili più veloci hanno comunque fermato il recupero e il mio trailing stop non è stato attivato. Siamo scesi e i prezzi sono arrivati vicini al prezzo di carico più basso che abbiamo. Ovviamente questo si ripercuote nella mia equity che, come potete vedere, ora è ampiamente positiva. Decido, visto l'approssimarsi dell'inizio della lezione di oggi e visto che, come vi ho spiegato, ho spesso dei problemi con le connessioni, decido di chiudere ai prezzi correnti tutte le operazioni. Per cui porto a casa questo piccolo risultato realizzato, chiudendo sia le operazioni in guadagno che quelle in perdita. Revoco quell'ordine là sopra e per comodità vado anche a revocare tutti gli ordini che avevamo inserito ieri, consapevole che tra questi magari ce ne sono alcuni che potrebbero ancora essere interessanti per la giornata di oggi, ma tanto, come sapete bene, si fa presto ad inserirne di nuovi. Così ho completamente zerato tutto. Questa è la situazione del mio conto per quanto riguarda la giornata di oggi. Con le ultime chiusure siamo arrivati a più 2080. Il risultato può essere riepilogato nello statement seguente. Come vedete, queste sono le operazioni della giornata. Come è giusto che sia, ce ne sono alcune chiuse in profitto e alcune chiuse in perdita. Queste sono le operazioni pendenti, come vedete 0, queste sono le operazioni aperte, come vedete 0, e questo è il resoconto, per cui le operazioni chiuse oggi hanno generato circa 3.200 euro di profitto lordo, 1.110 euro circa di perdite lorde per un totale netto di circa 2.000. Le operazioni sono state 10 e questo è il riepilogo. Se vogliamo andare a vedere cosa è successo poi cumulando i giorni precedenti, basta tornare nella piattaforma e mettere come periodo personalizzato dal giorno 15, che è lunedì scorso, gli diamo l'ok, salviamo il nuovo rapporto e viene fuori una cosa più o meno di questo tipo. Abbiamo un profitto lordo nel periodo di circa 8.900, perdite lorde per 3.300 e un risultato netto di circa 5.500. Bene, per ora è tutto, vi aspetto alle 15.30.